Vincenzo Giusto nasce ad Ascoli Satriano il 4 novembre 1931. Dopo aver conseguito la licenza elementare è costretto ad abbandonare la scuola per cercare lavoro. Fa le prime esperienze lavorative nel settore agricolo e successivamente lavora come manovale. Per un anno emigra in Svizzera e in Germania. Agli inizi degli anni 50 si avvicina alla politica iscrivendosi al Partito Comunista Italiano, di cui diventerà segretario di sezione, e al sindacato della CGIL. Partecipa alle lotte, nel corso delle quali subisce anche una ingiusta detenzione per resistenza aggravata, ma alla fine è pienamente assolto. Nei primi anni 60 viene nominato segretario della Camera del Lavoro di Ascoli Satriano, che guiderà per molti anni con grande passione, conseguendo risultati significativi in termini di iscritti e di conquiste. Il 18 giugno 1956 si spegne giovanissima Liliana Rossi. Forte era l'impegno di Liliana dalla parte dei più deboli. Laureata a soli 20 anni in giurisprudenza a Napoli con il massimo dei voti, si era anche diplomata in violino al liceo musicale di Foggia Umberto Giordano. Una bambina e poi ragazza prodigio, infatti tenne il suo primo concerto a soli 6 anni. Liliana aderì giovanissima al Partito Comunista. La sua maturazione avvenne proprio per il contatto diretto con la realtà sociale di Ascoli Satriano, dove suo padre, medico condotto, verificava ogni giorno. Questa militanza politica all'epoca valse a Liliana l'ostilità della Chiesa, al punto che l'allora vescovo di Ascoli Satriano fece trovare sbarrate le porte della cattedrale il giorno del suo funerale, ma le donne del paese, per protesta, parteciparono alle esequie tutte vestite da sposa. Il corteo funebre, al quale partecipò l'intero paese, fu organizzato da Vincenzo Giusto, all'epoca tra i responsabili della locale sezione del Partito Comunista. A questa straordinaria storia si è ispirato l'attore e regista Michele Placido, anch'egli di Ascoli Satriano, facendo conoscere a tutta l'Italia quella donna comunista, esile e combattiva, dedicandole un film, Del perduto amore, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1998. Sono le lotte per l'utilizzo del metano, per l'irrigazione e le trasformazioni culturali, nonché per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che dalla seconda metà degli anni 60 consacrano Giusto come dirigente sindacale fortemente legato ai lavoratori e capace di assumere iniziative e rappresentare al meglio le istanze e le aspirazioni della sua città e della zona del Subappennino. Dei principali animatori del movimento di popolo per lo sfruttamento in loco del metano, dando prova di combattività, di unità e di intelligenza politica.
un movimento che sarà frustrato nelle sue aspettative dalle deludenti risposte dei vari governi. Il sindacalista Ascolano non soltanto si distingue nelle lotte sindacali, nella difesa dei diritti dei lavoratori, pensioni, tutele, ingaggio, indennità di malattia, eccetera, e nell'impegno per lo sviluppo e la crescita dell'occupazione all'interno del territorio in cui si trova ad operare, ma partecipa anche ai più significativi momenti nazionali per l'affermazione dei nuovi diritti civili, divorzio, eccetera, e per la difesa della democrazia dal terrorismo fascista e brigatista e dall'attacco mafioso sviluppatosi in molte regioni. Per oltre 40 anni Giusto è stato un punto di riferimento solido per il movimento sindacale della Capitanata, battendosi per tenere unite le diverse componenti, consapevole che nell'unità sta la forza del mondo del lavoro.